Parliamo della fossa pterigo-palatina, cosiddetta perché è delimitata posteriormente dal processo pterigoideo e medialmente dall'osso palatino, mentre anteriormente presenta la tuberosità dell'osso mascellare. Essa risulta avere quindi delle ampie aperture, una fossa ampiamente aperta ed è chiusa da tre pareti: parete anteriore, parete mediale e parete posteriore. Anteriormente la parete anteriore appunto è la tuberosità del mascellare che superiormente porta la fossa pterigopalatina a comunicare con la cavità orbitaria attraverso la parte più mediale della fessura orbitaria inferiore. Per quanto riguarda la parete posteriore, essa coincide con la faccia anteriore del processo pterigoideo e che presenta superiormente l'apertura anteriore del canale pterigoideo, che non è molto facilmente visibile da qui, ma più facilmente visibile dall'anastasi. Eccola qui. Questa qui, canale pterigoideo, faccia anteriore dell'osso sfenoide. Adesso, tornando a noi, dicevamus che, dunque, dicevo quindi, questa è la parete posteriore. E la parete mediale è costituita dalla faccia laterale della lamina perpendicolare dell'osso palatino. In alto presenta il foro sfenopalatino, con il quale, questo qua, con il quale la fossa pterigopalatina è in comunicazione con le cavità nasali. E nella parte inferiore il processo palatino si interpone tra la tuberosità del mascellare ed il processo pterigoideo. Qui abbiamo l'apertura dei canali palatini maggiore e minori che mettono in comunicazione, qui non sono visibili, mettono comunque in comunicazione la cavità buccale con la fossa pterigo-palatina. Nella parte più alta, nella parte più superiore, più craniale della fossa pterigopalatina, troviamo il foro rotondo che è questo qui. Adesso lo vediamo. Eccolo, questo qui, e che permette alla fossa pterigopalatina di comunicare con la fossa cranica, il foro rotondo. Questo qua. Questo